c'è la mucca. C'è la mucca, sì. Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, ciao, sono con Gianmarco. Spero che l'audio si senta bene. Se qualcheduno mi dà un bel feedback, se è troppo alto o troppo basso, lo sistemiamo. Il mio si sente? Sì, non lo so. Abbiamo il bandito qua di fianco, vedete? Cioè. Sì, così faccio anche sponsor, esatto, del canale e del forno. Solo che qualcuno ci dia un feedback, ci fa un piacere, grazie. Dov'è Gian Andrea? Quando serve? Ah, tuo fratello, è vero. Vabbè, niente, oggi pomeriggio nessuno scrive, si vede che siete tutti impegnati a lavorare. Si sente, forza Inter, bravissimo. Ah, no, allora facciamo finta che non si sia sentito, perché sono di fianco un interista. Vabbè, dai, di sera è stata una partita schifosa, così, insomma. Vabbè, allora, niente, stamattina abbiamo fatto due chiacchiere mentre che mi portava il pane, abbiamo detto dai, facciamo la crema catalana, io gli ho detto dai, facciamo una live. E allora lui è venuto, abbiamo fatto la live, ecco qua. Allora, oggi c'è Gianmarco, mi alzo in piedi, scusate, del canale Pasticciando si impara, quindi andate a iscrivervi al suo canale, ci fa vedere la crema catalana. Sì. Tocca a te. Crema catalana che non è nient'altro che una crema pasticcera normale con qualcosa in più. Allora, le cose in più che ci sono gli aromi che non sono solo quelli di limone, ma anche una bella essenza di cannella. Aroma. E soprattutto quella crosticina sopra famosissima, che ormai conosciamo tutti, no? Che è creata dallo zucchero di canna, che poi dopo viene bruciato con il cannello, oppure se non abbiamo il cannello possiamo andare a bruciare nel forno. Allora, prima di iniziare il procedimento, sì, andiamo a vedere gli ingredienti. Allora, abbiamo 50 grammi di maizena. Premi il tasto 2. Dimmi. Premi il tasto 2. Allora, premo il tasto 2. Arrivo, la diretta che regia. A lato o sopra? Sotto. Sotto, aspetti. Così fai vedere 3. Dall'alto. Ecco, ci siamo, era la 3. Sì, sì, Davide adesso è lontanissimo, perché è dall'altra parte della cucina. Intanto vi spiego gli ingredienti. Allora, 50 grammi di amido di mais o maizena. Vabbè, qua zucchero di canna. Davide ha messo una descrizione 100 grammi. Dipende soprattutto da quanta crosticina vogliamo fare alla nostra crema. Qua abbiamo 100 grammi di zucchero semolato. Gli aromi, abbiamo delle scorze di un limone bio non trattato e abbiamo delle stecche di cannella. Allora, nella descrizione abbiamo messo 10 cm perché ci serve una stecca così. Io ho preso quelle che lui ha in vendita, quindi ce ne sono delle più piccole, ne andiamo a mettere 2 o 3. E poi abbiamo qua 100 grammi di latte, che è diviso con il latte che abbiamo messo qua. In descrizione potete andare a vedere i pesi esatti. Allora, il latte è 400 grammi, però ne mettiamo 300 grammi in pentola e 100 lo teniamo da parte per sciogliere poi la maizena, e 200 grammi di panna. Io l'ho già unita al latte dentro la nostra casseruola. Ci vanno anche i ciccioli? No, i ciccioli no, però qua vogliono le pancette. Adesso leggo. Allora, grazie, complimentoni sia grazie a Stefano e grazie a Gianandrea che è lì. Allora, come riprendiamo? Abbiamo messo quindi 300 grammi di latte invece che 300 grammi e 100 qua, e 200 grammi di panna. Allora, la panna noi la utilizziamo, in teoria nella ricetta originale utilizzano solo il latte intero, noi la utilizziamo per donare, come si sa, quella cremosità in più. E la possiamo mettere o non mettere, nel caso in cui non mettessimo la panna, naturalmente sostituiamo i 200 grammi di panna con i 200 grammi di latte, sempre intero. Poi dopo, per finire, abbiamo i 4 tuorli, ovvero 72 grammi di tuorlo. Io preferisco subito quello, come si chiama? Pasquale. Pasqualizzato. Perché così facciamo prima, non dobbiamo dividere le bianche dalle rosse e tutto il resto. Poi dopo, se voi volete dividerle tranquillamente, con gli albumi si fanno delle grandi. Nella crema no, non ci metto la besciamella, metto solamente acqua e latte intero e panna. Poi dopo si vuole, le varianti sono infinite, perché poi dopo ci si può mettere dentro qualsiasi cosa si voglia. Noi cerchiamo di fare la ricetta più originale possibile. Troppo grasso chi? Stavo leggendo. Io sì, sono troppo grasso. Dov'è che c'è scritto se troppo grasso?
Ah, sento troppo basso, c'è scritto. No, qui, troppo grasso, buongiorno. No, troppo gasso. Ah, forse troppo basso. Gasso, troppo gasso. No, ho sentito che se alzo l'audio dopo distorce. Posso alzare un pochettino, un pelettino, se proprio. Scusate, sono andato a farmi il caffè. Anzi, in realtà me l'ha fatto mia madre, l'ho alzato un po'. Allora, possiamo iniziare? Salute. Puoi iniziare. Io mi siedo oggi perché mi accomodo, intanto mi leggo la chat. Saluto tutti gli amici della chat. Andiamo a tirare fuori. Mi metto qua nell'angolo, guarda. Oh, là. Sai cosa, Davide, che secondo me non ho preparato, ti faccio scomodare. Dopo, quando andiamo a scolare la panna dalla cannella, mi servirebbe un altro tegame, perché ne ho preso uno per fare i tuorli. C'è una bacinella? Ma sì, dai, va bene, non è un problema. Ma scusate che sparisco un attimo. Buon pomeriggio a tutti intanto. Allora, prendo questo qui, l'appoggio. Si va anche il caffè, esatto. Okay. Allora, abbiamo messo quindi 300 grammi di latte e 200 grammi di panna. Andiamo ad accendere. Bravo. Bassissimo. Dici, nella crema catalana ci metti la besciamella? No, ho già risposto, no, mettiamo solo latte intero e ci va anche il caffè. Perché accenderebbe la besciamella? Non sto scherzando, spero. Non lo so. Ci può stare, nel senso, alla fine, se vuoi metterci qualcosa di farina e allora, latte, non lo so, boh, accendiamo a basso e ci andiamo a mettere, tranne questa qua, gli aromi. Dopo fa il caffè all'orzo. Ok. Non lo so. Andiamo a sobbollire, posso appoggiarti qua sopra? Sì, perché non va la chat? Vedo che c'è. Ok. Ma sei un figurino, che grasso. Ah, donna. Grazie, ci va anche il caffè dopo. Ok. Va. Sì, okay. È vero. Cosa? Aspetta che facciamo vedere dall'alto. Allora, abbiamo iniziato a metterci gli aromi nel latte panna, nella casseruola, e stiamo facendo scaldare fino al leggero bollore. Poi Fabrizio Grossi da Sydney, là è mezzanotte 35, grande. Ciao. Grande. Va bene, andiamo a mettere qua i tuorli, se non cadi, e poi dopo lo zucchero. Andiamo a mescolare con una frusta a mano. Ciao, mamma. Ciao. Ci va il peperoncino. Peperoncino no. Però, come ho detto, ci può andare qualsiasi cosa, perché alla fine, poi dopo, la crema catalana è, come ho detto all'inizio, è una crema pasticcera normale che si può mettere dentro qualsiasi cosa, quello che più ci piace. Si può mettere, ci sono le varianti anche col cioccolato. Un saluto ad Andrea di Imperia, ciao. Con tante altre cose. Allora, mentre qua mescoliamo con i tuorli, guardiamo se leggermente qua sta bollendo. Buongiorno dottor Davide Asado. No, non sono dottor Davide. Intanto dico che qua c'è freddissimo. Sì, ma è meglio. I dolci vengono meglio. Allora, manca la chat di Twitch. Ok. Abbiamo reso l'impasto un pochino spumoso. Andiamo a prendere la maizena e ci mettiamo i 100 grammi di latte. Oggi facciamo la crema catalana, c'è scritto sotto, proprio sotto al video, vedete dove ci sono io, che ho configurato un po' di... Oh, mi sono messo lì un pomeriggio, mi sono scervellato, mi sono messo lì, ho lavorato su OBS, il programma che utilizzo per fare dirette, e ditemi se vi piace, se vi piace un po' la pagina, però sto guardando che la chat che c'è sul lato è manca quella di Twitch. Del canale Viola. Canale Viola, esatto, ma vedo che sono doppie, non capisco come mai. Allora, qua lasciamo stare la maizena che abbiamo sciolto nel latte, così facciamo prima, andiamo a mescolare leggermente qua col fornello a induzione, naturalmente si fa non facile di più, non presto di più. Bisogna stare attenti che brucia, però. Sì, infatti tengo sempre a 60. Quindi comunque, in ogni caso, se avete il fornello a gas, sempre a fiamma bassa, perché non vogliamo far bollire il latte, ma dobbiamo solo farlo sobbollire. E invece, se usiamo il fornello a induzione, quello a 60, più basso. Allora, adesso possiamo andare a aggiungere il latte e la maizena. Ah, eccolo là. Ok. Qua la crema catalana. Ecco qua.
Allora, cioccolato o cacao per la crema come esaltatore di gusto? Allora, di solito quando facciamo la crema caldo io userei sempre il cioccolato, perché il cioccolato al 60% rende meglio che il cacao. Mi chiedono, la cannella in infusione non è grattata? No, resta no, spezzata. È a stecca. Intera, sì, così. Non l'ho neanche presa... Intera, così? Sì, sì, sì. No, non l'ho grattugia. Cioè, se non abbia le stecche possiamo usare... Lui è mio figlio, no? No, sono troppo grandi. No, sono un suo rivenditore di pane. Spaccio pane. Allora, Danny 95 chiede se possiamo dedicare un saluto al piccolo Alfredo che vi guarda sempre. Grazie. Bene. Allora, caro Alfredo, ti mando un bacio, un saluto e un abbraccio, e anche Gianmarco. Ciao, ciao Alfredo. Sì, quindi scusa un attimo, per rispondere a Brahma Vishnu, sì, meglio il cioccolato. Senza stecche usiamo quella del barattolino, sì, possiamo usare quella in polvere. Però poi non rimane troppo? No, perché se usiamo un colino, quando usiamo quello però in polvere andiamo a filtrarlo meglio. Filtrarlo al massimo, perché comunque si deve sentire l'odore di cannella, ma quella in polvere li rilascia troppo, quindi stiamo un po' attenti. Le stecche sarebbero meglio. C'è un Giancarlo che ti dice, la crema catalana mi piace un sacco, finalmente video. È una live, non è un video. È una live, bene, però poi rimane, rimane video. Allora. Se ci sei tu, non ci sta lui. Ma chi? Ah sì, ma vabbè, ho capito, ma sto in un angolo io. Sì, sì. Oh, ragazzi, come siete carini oggi. Allora. Grazie, ok, grazie. Allora. S3 Veruspsion. Alza solo un attimo, perché tanto stava già bollendo. Intanto vi aggiorno su alcune cose che ho. Che usciranno sabato. Sabato, venerdì, anzi venerdì uscirà il video, un bel video su un bel un prodotto che non un prodotto, un preparato che si chiama Bacon Bomb. Bello, bello, guardatelo, buono più che altro. Non vi voglio dare anticipazione, è una preparazione che si fa per il barbecue. Ok, quindi affumicatura, cottura lenta, indiretta e così. Però io lo faccio in forno, potete replicarlo a casa che viene una cannonata esagerata. E vai, dopo vado avanti dopo. Dai. Sì, no, qua solamente ho visto 8:30 del mattino in Canada, ciao Frank, e poi... Grande, Canada. Cosa che dice qua? Si può usare latte e pane senza lattosio? Sì, non ci dovrebbe essere nessun problema. Nena. Mia moglie guarda sempre su non so dove, però guarda sempre quel programma dove vendono le case in Canada, dei due, che uno ristruttura e l'altro vende la casa. Bello, mai me lo ciuccio tutti i giorni, mi manca, ormai ce l'ho sempre sottofondo. Allora, ho iniziato a sobbollire. Intanto ringrazio chi si è iscritto, ma non mi è uscita nessuna notifica. C'è scritto che non ti arriva. No. Adesso controllo, finché sono qua riesco a fare le cose. Dice Davide, per il latte per favore il formaggio che marca consigli. Ah, per fare il formaggio? Ma io ho usato il latte Parmalat, come hai visto nel video ho trovato il mio fornitore che mi porta il latte, vedi anche se è scritto. E mi riesce a procurare il latte da quel pacco di latte lì da 10 litri che costa il giusto e ci faccio il formaggio. Poi, come dico tante volte, ho cominciato io a fare i formaggi da quando non ho più i resi sul latte. E quindi succede che delle volte ti rimane del latte. Scusate, intanto sto cercando... Ho sentito il rumore di un'iscrizione, volevo ringraziarlo. Comunque grazie. Ci sei iscritto tu forse? Dovevi farlo e... Sì, ma non adesso, sto lavorando. Ah, ti ha seguito, Lock 5. Ah, un minuto fa, Boris 2T. Aspetta che facciamo vedere dall'altro cosa stai facendo. Allora, cosa abbiamo fatto? Abbiamo, una volta che è iniziato a sobbollire... Grazie Boris. Abbiamo tolto gli aromi tramite il... Aroma o alazzo? No. Oggi mi perdo le parole. Abbiamo tolto gli aromi dal latte. Abbiamo pian piano sfumato il composto di uova, zucchero, maizena, così che
potesse non bollire troppo e abituarsi alla temperatura del latte caldo. Adesso abbiamo riportato tutto quanto all'interno della casseruola, fiamma dolce, leggermente un po' più alzato. Adesso mescoliamo finché non si crea la nostra crema pasticcera. Io mi sono perso tutto, bisogna che me lo riguardi. Cioè, hai già messo la maizena? Sì, sì, la maizena l'abbiamo messa all'inizio, sciogliendola con 100 g di latte. Così dopo, quando l'abbiamo unita allo zucchero e ai tuorli, come si dice, mescolati con la frusta, abbiamo fatto prima e abbiamo unito meglio tutto quanto. Scherzi, io sono il doppio di te. Vabbè, ma tanto ormai me ne sono fatto una ragione. Adesso aspettiamo che finisca sta storia qua, poi andrò a fare un po' di nuoto in piscina. Buongiorno ad entrambi, a Orso Scalzo, grazie mille, ciao Orso. Allora, qua dicono alta qualità Maremma, sì, lo avevo anch'io, non lo prendo più. Anche lì avevo cominciato a prenderlo in negozio, poi non passo più rappresentante, e poi voi sapete che dentro ai supermercati come me si è un po' vincolati a comprare solo alcuni prodotti e non altri, e quindi il latte della Maremma non è più passato il rappresentante. Comunque stavo dicendo che io uso il latte Parmalat, e tante volte, per dire, quando stai chiuso due giorni come a Natale, che ho riaperto, mi sono trovato 15-20 litri di latte che mi scadevano il giorno dopo o il giorno stesso, io prendo e ci faccio una formella di formaggio o del primo sale, insomma, così per me è sempre, mi preparo queste cose qua, è molto comodo, ma alla fine sì, quei quantitativi. Però quando proprio ho esigenza, che voglio fare il gorgonzola, che mi serve proprio il latte, me ne serve parecchio, che ne faccio magari più forme, ordino quel latte lì della Parmalat, perché un 10 litri di latte me lo fa pagare sui 70 centesimi al litro, quindi non è un ladrocinio, mi sembra 7 euro 10 litri di latte, non è male, quindi sono contento, uso così. Volevo solamente dire che intanto che tu mescoli, come avete notato, ho cambiato nome al video del gorgonzola, perché mi hanno sgridato, mi hanno mandato una lettera intimidatoria proprio. Ma chi? Il consorzio del gorgonzola di Varese. Mi ha detto che mi denuncia se alla fine formaggio erborinato. Perché il marchio è registrato, giustamente, quindi io non mi posso valere di tal nome, insomma, ho dovuto cambiare nome. Speriamo che vada bene così, che loro non mi dicano altre cose, però mi hanno bacchettato per bene, insomma. Quindi questo è il quanto. Che cattiveria. Ah, ok. 70 centesimi a te come fornitore o prezzo? Sì, probabilmente. Ma io non. Perché questi fornitori del latte che vengono in negozio, o ti fanno la fattura al negozio, o comunque ti possono fare una bolla come cliente fuori. Logicamente, io che compro magari 50 litri di latte al giorno, il prezzo è un po' diverso, ecco. Però anche se lo paghi 90 centesimi non è tanto, capito? Però sì, io non quel latte lì me lo compro per me, lobby del gorgonzola, e quindi io l'ho pagato, mi ha fatto una bolla come cliente nuovo cliente, così insomma, ok, insomma io l'ho pagato, forse magari 70 è un prezzo un po' di favore, perché comunque io faccio degli acquisti diversi, però magari se uno lo compra privatamente, magari qualcosina in più io lo chiedo, ecco, molto probabilmente. Ecco, questo è quanto. Allora, dicevo, intanto che tu... Ah, ma sei già pronto? Sono già prontissimo io. Non l'hai bruciata? No, ci mancherebbe. Quindi quella è crema? È crema, solamente che ha un gusto diverso. C'è la cannella e usando la tecnica della maizena prima, andiamo a creare una crema un pochino più vellutata. Adesso vediamo se riesco, perché... No, non riesco a farne tre. Eh,
hai detto qua là adesso prendo, perché le ciotole, prende, procurati tre ciotole, due tre ciotole. Ciao Davide, mi raccomando la cannella, perché altrimenti sarebbe la crema, la creme brûlée. Sì, eh. Un abbraccio, Samuele, ciao. Samuele che ci approccia, la crema brûlée, che è esattamente come la crema catalana, solo con aromi diversi all'interno. È una crema pasticcera che anch'essa va bruciata sopra con il cannello e lo zucchero di canna, però la cannella fa sì che la crema catalana sia la crema catalana. Rispondo un attimo a una domanda di Veruspion, che vedete sull'altro canale. Allora, 99 centesimi. Allora, considerate, io ho uno zio che adesso non ce l'ha più perché ha pagato un sacco di quote latte, di multe per le quote latte. Aveva una stalla, aveva una cinquantina di mucche e faceva il latte anche lui, no? Non aveva tanto, faceva una cisterna di latte al giorno e a 300 metri dalla sua stalla aveva il caseificio dove fanno il grana padano, che mi riprometto sempre, siccome è un amico il proprietario, di andare a fare un video su come si fa il grana padano. Ci andrò, però voglio andare là molto presto la mattina e poi devo andare a Rovigo, provincia di Rovigo. E mi diceva mio zio che il latte a lui glielo pagavano 25-30 centesimi al litro. Ok? Quindi io dico che quando tu vai a comprare un litro di latte Granarolo e lo paghi 1,99 euro, sì, 1,79 euro, capite che ok, c'è la pastorizzazione, c'è la bottiglia, c'è il marchio, c'è la spedizione, però da 30 centesimi, poi si parla di piccole quantità che mio zio vendeva, ma c'è caso che lo paghino anche meno comprandone più da stalle più grandi, insomma non lo so io, comunque la cifra più o meno è quella lì che pagano il latte ai contadini. E io penso che da 30 centesimi arrivare a 1,99 sia un bel coso. Tu dici a 99 centesimi prezzo civetta, te lo mettono lì di fianco anche dell'altro latte magari, però sì, sono quei prodotti che comunque, come noi per esempio dentro il nostro negozio abbiamo i bassi e fissi, che sono tutto l'anno prezzi bassi, sono tutti prodotti a marchio. Io parlo per il mio negozio che è Cona, prodotti a marchio Cona, che non varia mai il prezzo, bassi e fissi, e rimangono lì da gennaio a dicembre tutto l'anno a quella cifra lì. Quindi sono quei prodotti che ci sta, magari ce ne sono un tipo o due, ecco. Ok, dico il motto buongiorno convenienza. Esatto. Allora, tu adesso vorresti metterla nell'abbattitore questa roba? Allora, io sì. Quella che andiamo a fare sì, le altre no perché non ha senso. Quante ne vuoi fare te? Facciamo quella piccola e quella grande? Una un po' la voglio assaggiare io. Sì, questa qui invece la mettiamo in frigo. A contatto? Sì. Allora aspetta che lo accendo intanto. Allora, vi spiego la conservazione. Noi perché stiamo facendo la live utilizziamo l'abbattitore. Allora, chi non fa la live, una volta che ha fatto... La porzione, il porzionamento della crema catalana, della crema nei vari vasetti, che poi noi usiamo questi qua di ceramica o possiamo usare qualsiasi, possiamo usare anche dei bicchieri, non è quello il problema. E qualcuno si è abbonato per 4 mesi, non so. L'andiamo a coprire. Ah, Marcus, grande Marcus, è il mio moderatore. Ciao Marcus. L'andiamo a coprire a contatto con come la crema pasticcera normale e l'andiamo a mettere in frigorifero per 3 ore. E dopo sarebbe pronta. Mi raccomando, quando andiamo a fare dopo la caramellizzazione dello zucchero di canna, la dobbiamo per forza fare solo prima che andiamo a servire, perché il bello è quella crosticina croccante e calda fuori. Quindi se invece dobbiamo fare qualcosa poi dopo, cioè tipo facciamo la crema oggi e ci serve domani, la lasciamo in frigo e la caramelliamo 20 minuti prima di servirla. Adesso questa qua e quella lì lasciano lì, questa te la metto in frigo. Ecco, adesso sentite al massimo, però perché non compare nessun sbrigudo. Comunque intanto ringrazio, va bene, Marcus, Real Farax che mi ha seguito, e anche Alan Sane. Qui l'abbattitore, Sì, questo te lo metti nella battitore. Ci metti la pellicola.
No, questi qui no. Non no. Serve, no, no, no. Non si secca la crema. Da qua. Sì. Sì. Lì. Lasciamo 10 minuti. Questo non ti serve più? No, finito. E boh, allora abbiamo già finito. Oh, meno male che non ho staccato il computer. No, ci serve solo lo zucchero di canna e il cannello. Cannello c'è, spero anche sia carico. E basta, per il resto siamo a posto. Oh, là. Allora. Salve caro, grazie. Lo spettatore partecipa alla chat per la prima volta. Ah, aspetta, ecco, se uno non ha il cannello, perifo, credo che la prima opzione sia quella giusta. Che là? Si attacca o c'è un'alternativa? No, c'è un'alternativa, per fortuna. Se non abbiamo il cannello possiamo usare il forno, 200 gradi, modalità grill. Se non abbiamo il grill possiamo utilizzare tranquillamente il forno, 200 gradi, lo mettiamo più a contatto con la parte che fa caldo. In teoria il mio forno scalda sopra, se il vostro scalda in fondo è un po' un problema. Ecco, nel caso in cui c'è sempre l'alcol e puoi bruciarlo. Però non so se Davide vuol provare, ecco. Cioè l'idea sarebbe quella di metterci, non so, tipo 10 ml di alcol sopra la crema, una volta che è fredda, cioè lo zucchero di canna, poi sopra lo zucchero di canna l'alcol e poi dargli fuoco. Serve più pirotecnico. Non so se... Prima gliel'ho proposta Davide, ma ho paura che dopo non è lo stesso risultato. No, è ovvio che non è lo stesso risultato, perché col cannello possiamo gestire meglio la cottura del caramello, cioè della cottura dello zucchero di canna. È ovvio che se non ce l'abbiamo è quello che dobbiamo fare. L'alcol mi pare un buon surrogato. Beh, in teoria, per esempio, originariamente si usava uno stampo con una forma che si volesse e poi dopo lo si scaldava, come quando si marchia le mucche. Facevano uguale, mettevano la crema, poi dopo mettevano lo zucchero di canna e poi con lo stampo... Che succede? No, è uscito dal programma un attimo. Okay. Perché... Sì, sì. Con lo stampo, quello tipo per marchiare le mucche, marchiavano a fuoco lo zucchero di canna e veniva il disegnino, ecco. Quindi magari un tizio al dente. Tocca a te. Cosa? Non ci vedo un'ostia. Problemi. Se no si fa il piattino. Sì, anche quello. Lo modo si trova sempre alla fine, Marcus. Sì, l'importante della crema catalana è l'aroma. L'aroma che deve sapere, e il gusto deve sapere di cannella e agrumi. Quindi quella è la cosa più importante. Poi dopo naturalmente la base sopra di caramello, cioè il croccante, la crosticina, e naturalmente è quello che caratterizza sia la crème brûlée che la crema catalana. E basta, è così. Abbiamo fatto una ricetta semplice, veloce, non mi sembrava... Ce l'ho fatta, è partito. Sì, giusto per stare un po' in chiacchiere come dice Davide. Bravi. Ciao Davide, un abbraccio. Iron 848. Mamma mia, la crema catalana la adoro. Spero che venga bene, anzi, adesso ho detto di cucchiai ci voglio. Cucchiai. I cucchiai dobbiamo fare proprio. Devo ancora caramellare tutto. Ah, vabbè, sì. Farai presto. Adesso vediamo. Allora, vi stavo dicendo che dopo il video del prosciutto che ho preparato... Ciao Davide, è riuscito nell'impresa di far partire il battitore? Sì, ci sono riuscito. Ci sono riuscito, Marcus. No, ero uscito dal programma e non partiva più il motore. Vabbè, e stavo dicendo che questa settimana ho preparato il video che avevo promesso della sugna. Siccome ho fatto il video del prosciutto... Che si è fermato? No, è arrivato a temperatura. Ah, ok. Scusa, si vede che era già freddo. Va bene, poco per poco. No, è ancora caldo. Da quanto è? Meno 20? Che meno 20 a zero? Meno 1. Allora. Abbattete. Beh, intanto. Sì, vai pure avanti. Rispondo a Brahma Visnu, sempre lui. Bravissimo. Preferisco usare la scorza perché. Una volta che dopo andiamo a, come si dice, a togliere, è più facile da togliere, ecco. Ma che cuore.
Scusa. Abbatti l'abbattitore. Ah, aspetta, bisogna che lo spenga, lo riaccenda perché è andato un po' in tilt. Il mio abbattitore funziona bene, non voglio dirvi. Ah, lo so, ma quando c'è troppa tecnologia. Sì, sì, no. Ma anche mio padre si impalla ogni tanto. Perché ci sono quattro pulsanti, ma ci sono tipo 20 programmi. E basta. Bene. Se non ho il cannello a gas, il cucchiaio rovente funziona bene lo stesso. Allora, ti dirò, il cucchiaio rovente non penso. Ci vorrebbe qualcosa di davvero più caldo. Ho detto prima uno stampo, ma gli stampi di solito sono in ferro. Non saprei. O il cannello, o il forno a grill, o il forno che scaldi solo da una parte, cioè sopra. Il ferro del caminetto. Esatto, quello che ho pensato anch'io. Pure non so, quando andate a, come si dice, a marchiare le mucche. Quando andate da male. Se murchiate anche le mucche, marchiate anche la crema catalana. Il ferro caldo del caminetto, grazie, no. ci starebbe. Bene. Stavo dicendo, ho preparato, dopo il video del prosciutto che ho fatto sul canale YouTube del prosciutto crudo, dalla A alla Z, avevo promesso che avrei fatto il video sulla sugna, quindi uscirà questa settimana il video di come si fa la sugna del prosciutto. Accendino e spray, giusto? Anche quello va bene? Sì, sì. Noi lo facevamo con le bombolette. Sì, oppure ho detto l'alcol. Adesso non ho mai provato con l'alcol perché, sa, ho paura. Ho sempre paura io di bruciare le cose. Ci mettiamo 10 ml d'alcol. Allora, mi raccomando, dice, speriamo che non si alterano quelli del consorzio della catalana. No, speriamo di no, esatto. Perché il latte ha prezzi diversi rispetto al marchio, sempre latte è alla fine dei conti. Allora, però, per dire, prendi un latte Granarolo senza far nomi, che poi nell'etichetta ti mette un punto per vincere il premio, la tavoletta tablet o le cuffiette destra e sinistra, e alla fine da qualche parte i soldi bisogna che li tiri, quindi poi tutta la pubblicità che fanno della Lola in televisione, e alla fine ok, magari la qualità c'è perché ormai è una ditta conosciuta, credo in tutta Italia, e quindi alla fine tu paghi il prodotto un po' anche per il brand e per il marchio. Quindi così, se tu prendi il latte Conad che non ha nessun tipo di punteggio, non ha niente, così, che costa un euro al litro, un euro di qualcosa forse, non mi ricordo, adesso mi sfugge, bevi il latte però non accumuli punti, ecco. Vi dico che io quelle bottiglie lì del latte dove c'è dentro il latte, adesso loro ne compreranno dei milioni, io ne compro un bancale ogni un mese e mezzo, no? Un bancale di bottiglie di plastica con i tappi, io le pago 30 centesimi l'una quelle bottiglie lì, e forse 50, 30 centesimi, 35 col tappo, 35 centesimi oh. La bottiglia, sì, ma ne devo comprare un bancale. No, dico, sì, quando tu ne compri 10 bottiglie, sono capaci che te le fanno pagare 50-60. Tu considera, allora, prima dicevano che vendevano il latte a 99 centesimi, tira via 30 centesimi, 35 sì, della bottiglia, il resto è il latte, eh. Cioè, e poi ci vuole un po' di margine, perché chi è lì davanti alla macchina che è in bottiglia, sì, qualcosa deve prendere, no? Quindi sì, diciamo, alla fine dopo poi nella catena mi fanno il latte cuore d'oro, il latte senza lattosio, il latte per i bimbi, latte crescita, latte qui, latte là, poi alla fine su una linea magari non dico che ci rimettono ma un pochino meno, però prendi mezzo litro di latte crescita che costa mezzo litro 2 euro, culo di soldi, alla fine da qualche parte ci devono saltare fuori, ecco. Ah beh, sì, perché le corse al ribasso alla fine. E amici in chat, vi esordo a seguire Davide e il suo ospite sui loro social, grazie. Infatti lui è Gianmarco, lo trovate sul canale Pasticciando si impara. Esatto, seguitelo perché sta facendo un sacco di video. Ma sì, due ne ho fatti. No, ma li sta facendo. No, è uscito, cosa è uscito? Allora, è uscito in ritardo il pane di Natale, che l'ho fatto uscire un po' tardi, inizio gennaio, perché a Natale è sempre un po' difficile fare le cose. L'avevo fatto, ma non ero riuscito a editarlo. Quindi, se volete, magari per il prossimo anno mettervi avanti, il pane di Natale di Modena c'è già sul canale, e anche i cantucci. Ho fatto i cantucci senza di te, Davide. I cantucci?
Bello, quello lì possiamo farlo insieme anche. Ah, però sì. Stamattina è venuta quella signora che fa i dolci, è venuta e mi ha proposto di venire a fare la torta chiffon. Sì. La conosci? No. Ah no, la chiffon, sì. Sì, che è altissima, mi ha detto, sì, vengo, sì, ti faccio quella lì, è bellissima. La chiffon cake, no? Bella. Beh, allora... È una specie di un pan di Spagna, però americano inglese, sì, sì. Ah. Tra poco dobbiamo guardare... Vieni. Ah, è buonissima, la chiffon cake alla vaniglia, sì. Il discorso dei prezzi, delle uguali referenze, è molto semplice. I prezzi vanno fatti in base al margine di contribuzione ai costi aziendali. Nessuna azienda ha costi uguali, quindi per esempio il contadino può vendere a 0,70, mentre la grossa multinazionale per investimenti, per la ricerca, per la pubblicità eccetera, deve vendere a 1,10 euro. Sì, ci sta anche quello lì. Sì, sì, ci sta anche quello. Ci mancherebbe, anzi. Ci sta, esatto. Ho fatto i cantucci toscani. Ricetta con l'originale, normale, con l'aroma di vaniglia. Sono venuti abbastanza buoni. Dopo ci ho messo anche qualcosa di mio, perché do le ricette originali, però, cioè nel senso quelle tradizionali, tipiche, però sempre metto qualcosa di mio per aggiungerci qualcosa. Allora, io volevo farvi vedere una cosa, perché sotto consiglio del mitico Tommaso in Giappone, perché non si apre? No, perché è qua. Eccolo qua. Sotto consiglio del mitico Tommaso in Giappone, sono riuscito a fare le magliette. Dopo, non so se a voi ve ne freghi qualche cosa o meno, però io vi faccio vedere se riesco a far partire. Hai fatto Davide Fantinati. È qua. Ma dove mi rubi la foto ogni volta? Hai visto il live video? No, vabbè, non avvio. Scusate, vi volevo far vedere. Sai. Ciao, sono Davide. Sotto i video ho messo il link, mi sono un po' attrezzato. Ci ho lavorato un sacco, Adesso. Ecco, le magliette è tanto altro. Adesso non guardate, sto ancora un po' lavorando su. Vediamo se è questo qui, se riesco a farlo vedere. Olè! Sì, è questo. Allora, stavo dicendo che adesso. Più che altro che la maglietta, dopo uno può cambiare anche colore. Questa qua è la maglietta che avevo pensato per il canale. Sto cercando anche i grembiolini perché me li hanno chiesti. Molto semplice da usare, perché qua uno sceglie la taglia, il colore. Il canale me l'ha consigliato Tommaso, perché anche lui le fa qua, le sue magliette, Tommaso in Giappone. E questo qua è il retro e questo qua è davanti. Dopo ci sono le felpe, i prezzi sono imposti da un po', puoi modificarli così. Però è molto più comodo fatto in questa maniera che mettersi in casa e prendersi la briga di spedire delle magliette, diventa un casino, insomma. Ecco, io avevo pensato così: se qualcheduno ha un'idea diversa della scritta o meno, io se non sbaglio, le castagnole le hai già fatte in live su YouTube, le castagnole, sì, può darsi. Dice, vi potete organizzare per una live frappe e castagnole a carnevale, oppure una video ricetta. Fatto anche le frappe, di la verità, fatto anche il video delle frappe con Raffa, sai? Sì, lo so. L'avevamo fatto. Io sono un cuoco e pizzaiolo e sono di Bari, ma vivo in Germania. Ciao Nicola, come dicono ass... Miniato del campo. Grande Dario. Vabbè. Dario, hai visto la partita? No, non l'ho vista, Dario. Grazie Daniele perché hai provato la ricetta. E io guardo soltanto un attimo la crema perché sei pronta. Taglia, che taglia Big Side. Sì, 5XL. Perché poi dopo anche io ho dovuto ordinarle. Ne ho ordinata una io, una per mio figlio, anche per consigliare un po' le taglie. E per me ho provato la 4XL. È fredda? Sì, almeno mi sembra di sì, adesso la sentiamo meglio. Ho provato adesso quando mi arriva, perché ci mette 4-5 giorni a arrivare. E le ho ordinate due, vediamo, vi dico come sono, perché ci ho lavorato una settimana per fare. Vabbè, comunque, è una cosa che in più mi sono state chieste, se qualcuno è interessato io volentieri lì ci sono. Però dicevo, volevo fare i grembiolini perché sono un pochino più attinenti e lì non li trattano le pettorine. I detti modenesi. Io avevo suggerito la salsiccia di Giorgino.
sulle magliette, ma... Ah, scusa, non ho letto. No! Scusate. Io volevo metterci la mia faccia e la sua faccia, perché ho qualche immagine di Giorgino. Fare però ho detto, ma chi è che si mette la mia faccia davanti alla maglietta? E detto, beh, insomma, potresti scrivere sulle magliette dei detti modenesi. Anche con Angelo Grande, ciao, attraverso un'idea. Ci sta, mi sta venendo qualche cosa. Se no chiedo a Andrea Barbie, so dire. Anche Barbie. Io ci metterei la scritta siamo perfetti. Perfetto, io ho messo che spettacolo, perché quando assaggio molte volte mi viene a dire che spettacolo. E allora mi è venuta così, quindi mi è venuta quella scritta lì. Le chiavi? No, secondo me stasera... Un cucchiaio. Cucchiali, cosa mi hai chiesto? Il cucchiaio. Ah, allora nell'altro sportello. Nell'altro sportello. Intanto abbiamo tirato fuori la crema catalana. Oh, sì, abbiamo. Si sa che è molto semplice da fare la crema, cioè non so, però è giusto per fare quattro chiacchiere in compagnia e passare un'oretta insieme. Così si sa, non è il panettone di Barbieri, però insomma è una cosa in compagnia che uno può fare a casa. Questo qui è il mio fiammatore che utilizzo per fare i formaggi intagliati, E oggi? Quindi non spero che ci sia abbastanza. Ma sì. Allora, io spesso, essendo extra large, mi serve 6XL. 6XL? No, credo che arrivi fino alla 5, però non posso ancora... Ciao, un saluto a Verus Piton. Severus Piton. Ah, Severus Piton. Ah, ma pensa a te, non avevo ancora capito. Severus Piton. Grande, mi piaceva, ma... Renato Zero. Renato Zero. Grande. Allora. Non avevo letto... Perché poi dopo ci vedo veramente poco troppo. Ultimamente. Cioè, no, ultimamente. Sto cominciando a non vederci un'ostia. Ok. Quindi hai messo lo zucchero di canna. Sì. E adesso andiamo a caramellarlo. Poi dopo come vuoi. E dopo ce lo fumiamo. Sì. Sei dall'alto. Io ho messo questa carta perché sennò il coso non. Sì, non sì. Funziona. Come volete voi, io ce ne metto un po', non troppa. Ecco, non andiamo a eccedere. È giusto che ci sia il croccante, ma non troppo. Dove si apre sto coso? Così? No, devi tirare giù. Oddio, spacco tu. Quello. Questo? Tiri giù e premi il bottone. Poi. No, devi tenerlo premuto il bottone. Ah, ok. E poi con la rotella là sopra regoli la velocità. Al massimo già. Sarà qua una giornata. No. Stiamo usando il suo cannello perché il mio si è finito. Ieri ha finito tutto, è morto. Gli ho detto per favore hai un cannello, perché sennò facciamo un cavolo. Volo oggi. Per non farmi venire mal di testa. Ma porca! È finito? No, spero di no, perché sennò rimaniamo proprio lì così con... Se qualcuno ha un cannello... Sì, ce l'ho quello grosso, quello che uso per bruciare i peli del maiale. Stavo leggendo il commento di Raffaella. Raffaella la conosci? Sì, la mia ragazza. La mia ragazza! Io aspetto un po' di crema. Può darsi, forse, se Davide concede non la mangia tutta. Mangio tutto io, assaggio. Ma porca. Sì, cucchiaio grande, Sì, cucchiaione. La fiamo sirica da fabbro, perché sennò qua non si brucia un cavolo. Ma infatti al ristorante c'hanno la fiammone. Sì, ma ce ne avevo un altro di quelli lì, ma purtroppo è scarico. Sapete, non usandolo spesso. Ho detto, una volta che faccio la crema catalana, vuol dire che abbiamo un cannello scarico? Comunque, diamoci per bene la cotta, perché la crosticina è fondamentale. Quindi stiamo lì e ce lo caramelliamo. Non bruciarla, però. No, la crema non si brucia più. La crema non si brucia più, ragazzi, perché tanto ormai c'è la copertura di zucchero di canna e soprattutto una volta cotta non prende fuoco. Dai. Intanto faccio i giochini io, qua. Eccoci. Nell'angolino.
così. Tanto c'è anche un applauso per Renato. Renato che bravo. Non c'è il meme con a few moments late? No. Sono tutte cose che bisogna fare, ma bisogna avere il tempo. Ci sono tante cosine che si possono mettere. Vabbè, visto che non fai dice Nicola Sforza, a me piace inventare in cucina, lavoro in ristorante, ma ho una cucinana, una cucina privata a casa con tutti gli attrezzi e forno pizza e faccio cose nuove. Grande Nicola, vieni a fare qualcosa qua sul canale, facciamo qualcosa insieme, molto volentieri se mi vieni a trovare. Allora, andiamo a farmi sedere da fabbro. Ma no, beh, brutto anche l'altra? Sì, una per uno. Non fa male nessuno. Se vuoi tenerla, io assaggio in un angolo, te assaggi nell'altro, non è un problema. Ecco, la tieni, la porti a casa. L'altra è in frigo, porti a casa anche quell'altra. No, va bene. Va bene. L'altra è crema e basta. Va bene. Come crema e basta? Ci metti lo zucchero. Non c'ho il cannello. Vabbè, la bruciamo in grigio. Un attimo dalla ferramenta e comprare un movimento batteria. Io vendo una. Mi vendo un'altra identità. Pito. Quelle sono monoporzioni? Sì, monoporzioni. Regista fantinati, grande. No, quelle sono mono. No, sono. Perché le ciotoline avevo solo quelle. Però dopo uno può fare delle ciotole più piccole. Sì, non c'è bisogno per forza. Ah, se sono Davide, sì, è una monodose, sì. C'hai ragione, Marcus. Esatto. Possiamo farlo anche in un bicchiere, poi dopo quando andiamo a bruciare lo zucchero di canna, basta che stiamo attenti. Esatto. Io addirittura le ho fatte in una piastrina, in una terrina di plastica e non ho bruciato nulla. Dice, ehi, pasticciando il pranzo ti aspetta. Sì. E io aspetto un po' di crema. Siete bravissimi entrambi, bella idea anche le magliette, grande. Adesso allora fai anche le tue. No. E non siamo sì, lo dice. Va bene. Io dovrebbe essere croccante sopra, quindi. Sì. Scrocchia. Se lo sto usando tutto. Dai, basta. Se no li utilizzo tutto quanto. Allora, naturalmente, così. Qua ci siamo un attimo fermati, se no usiamo tutto il gas del cannello di Davide. Ma non se ne frega. No, ma andate tranquilli. Allora, io così. Sento un angolino qua, dai. Sì, io sento l'altro, dai. Così ne consumiamo una sola. Allora, per essere croccante è croccante. C'è anche fredda. Mm-hmm. Fredda e caldo un po'. Fredda e caldo. No, perché non l'ho sentita bene. Questo è per te. Ma nella crema inglese che c'è dentro? Anche per pasticciando ho Davide, tranquillo, non potrei neanche mangiare. Le magliette anche per pasticciando o i grembiuli. Esatto. Non può mangiare la crema catalana? No, non può mangiare la crema perché è intollerante alle uova. Ah, vabbè. Allora, l'ho mangiato poi? No, è venuta benissimo. E si sente molto l'odore di cannella, il sapore di cannella. Buono. Che spettacolo! Vedi? Vedi, ogni tanto. Scusate. Allora, mi chiede Eima la differenza tra la crema inglese. Mi cogli impreparato adesso, cioè sono un po' svampito. Se vai vado su Google. Sono un po' fuori perché col lavoro il resto. La crema inglese, se non mi sbaglio, c'ha una differenza di... Ci sono i ciccioli frolli dentro. Di... come si chiamano? Di amidi all'interno. Adesso... Intanto ringrazio anche Geno. Si vede tutta la soddisfazione. Sì, penso, mi sembra che se non mi sbaglio è la differenza di amidi per la crema inglese. Non mi ricordo, mi dispiace. Real Farax l'avevo già ringraziato. Marcus. Alel San. Bene. Bene, dai che ho messo sotto l'obiettivo, avete visto? Sono riuscito a fare anche quella cosa lì. Adesso Marcus ti darò le chiavi del sistema. Se vuoi collegarti a vedere un po'. Io ci provo, strafico. Forse Alle Tatu è più bravo il pelato di me.
a configurare. Io cerco di arrangiarmi, sapete che io sono... In Francia si chiama crème brûlée. Crème brûlée. Sì e no, cioè nel senso, sono molto simili la crema catalana alla crème brûlée, ma la crème brûlée non ha il tocco di cannella. Invece la catalana sì. La differenza poi è quella. Due settimane fa sono passato da Bologna. La tentazione di passare da voi era tanta. Ma non avevo il tempo di fermarmi. Avevo i giorni contatti, alla prossima. Nicola, quando vuoi. Ok. Sono maleducato? No, no, però... Io ho pranzo pronto. E tanto se sa accendere il PC. Ah, grande! Insomma, io cerco di arrangiarmi. Oh, non è mica facile, cioè, fare tutte queste sì, cosine sì, qua. No, cioè, no, bisogna imparare. Ci perdere le giornate. Veramente. È così. Va bene, signori. Dolce, semplice, veloce, ma ah, sì, con veloce. Un gusto e una cremosità. Te non ne volevi più, vero? No, no, sono a posto, tranquillo. Da notare il mio assaggio. Ah no, cosa faccio dopo, la lascio qua? Non va mica bene che... È buona, è vero. Va bene. È buona, cannella. No, no. Da fare. Questo qua è stato il mio assaggio, l'ho dato un po'. Così. Si lascia mangiare, dai. Sì. Va bene. Signori, noi andiamo a fare qualcos'altro nei nostri negozi. Ci hai raccontato della visita all'osteria francescana. Ho fatto il video. E apprezzare il lavoro degli altri, esattamente. Tu non lo voli più, esatto. Esatto. La prossima no, volta. L'ho già raccontato. Non mangiarla tutta, Claudio. Claudio. Perché la vuole lui. Adesso viene anche lui. Claudio. Claudio, poi ti dico com'è domattina quando vieni. Dice, non è maleducazione, è apprezzare il lavoro degli altri. Bravo, bravo Daniele, esatto. Allora, ma anche immagino che fare dolce tutto il giorno ti fa passare la voglia di mangiare. No, non è che mi fa passare la voglia, è che ogni volta che devo farli devo assaggiarli, quindi dopo un po' sempre dolci da fastidio. Quando faccio le creme, pasticcere tutto il resto, è una porzione, devo assaggiare, esatto. Una cosa... Sì, ogni tanto voglio la carne, ma non me la fa mai Davide. La carne. Sì, un giorno vengo qua. Vieni qua quando faccio. Dovevi esserci quando ho fatto il Back on Bomb, che esce venerdì. Domani esce. Back on Bomb. Dateci un'occhiata. Oh, Raffaella. Mangio. Ormai la finisco, cosa volete? Ah, tutto. Venivi a assaggiare il Back on Bomb, te lo preparo, dai. Te lo preparo. Comunque, giusto per, visto che sta finendo di masticare, se volete vedere la ricetta, c'è il video, c'è la live, sotto c'è la descrizione con tutto quanto, e basta. Mi sembra un dolce venuto molto bene, buono. Cosa facciamo la prossima volta? La settimana facciamo un dolce, vediamo. Faccio un dolce, vediamo. Fai un sondaggio nella chat. Cosa vorreste vedere la prossima settimana? Basta che mi chiedete la mia panza. No, vogliono solo la salsiccia di Giorgino, allora. È proprio buona. Posso fare la carnazza ripiena di dolce? O un dolce alla ciccia? Ho fatto il panettone di carne, ma l'hai visto? Anche la torta di carne. Mm-hmm. Era un dolce venuto bene. Era un dolce venuto bene. Questo sì. Questo lo portiamo a casa. Anche quello in frigo, se no io sì, mi ammazzo, ma non è crema, alla fine è solo là. Sì, due manoni. Sono un po'. Non sono intollerante. Ho una leggera intolleranza che mi provoca turbolenze nella pancia, la crema. Poi soprattutto quando è un po' caldina. Ah, apposta, allora io vado via, vado a casa. Ecco, secondo me. Va bene. Stasera sarà un casino. Ah, che ha fatto? Il sondaggio l'ha fatto Marcus. Cosa vorreste vedere come prossima ricetta? Levalo da lì, che sennò. Ah, no, basta. Devo andarmene io, se no non arrivo a casa, che mi mangia anche a me. Tirami su. Abbiamo fatto il tiramisù. Cioè, Elvezia. Torta Elvezia.
Non è una cosa da stare qua una giornata, sapete che poi dopo già lui è lento come la Quaresima, poi dopo gli fate panna. Sono preciso. È preciso. Mi ricordo ancora le prime live in cui facevo le torte con un botto di roba. Ma sicuro che le manda lo stesso? Che cosa? Che le mangia i dolci. Ah, le mangia lo stesso. Ah, sì, 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 ok, ok. Va bene, applausi. Va bene, signora. Allora direi che abbiamo speso tutte le parole. Sì, ma ragazzi, siete poco collaborativi in chat. Un solo voto. Vabbè, comunque al massimo, se volete scrivere sotto nei commenti della live, se volete qualcosa, suggerimenti, ci sono, tutto quello che volete. Magari facciamo, non so, una bella tortata ten, una bella... Io voglio fare l'erbazzone. Mm-hmm. L'erbazzone. L'erbazzone la possiamo fare. Dovevamo fare l'erbazzone. Poi dobbiamo fare le tue tigelle. Le tigelle. Le crescentine. Attenzione, crescentine. Cantucci. Ecco, Cantucci, vabbè, l'ha fatto sul suo canale. Allora, gli ho fatti in video ricetta sul la Sacher. La Sacher l'abbiamo mica fatta. Non l'abbiamo mai fatta. L'ho fatta io sul mio canale, in video ricetta. Però si può fare, la Sacher è un po' lunga da fare, ma... C'è il dolce con Hermes, la zuppa inglese, l'abbiamo fatta in live la zuppa inglese. Non lo so, è qualcosa, adesso vediamo, magari scrivetelo nei commenti, mi ammazzo fra poco. Beh, se mangi una tigella sei buono di spaccarti i denti. Esatto. Esatto, bravo, bravo Marco, sei diventato un modenese doctor. Mascarpone, tirami su. È una vita che ti chiede. Beh, un voto insomma non è valido, non c'è un voto, niente. Stavo per dire io la Sacher. Oh, se volete vedere la Sacher, cosa facciamo? Facciamo di nuovo la Sacher. Posso farla? Possiamo farla. Sacher è un dolce da precisi. Ecco. Io vi porto. Io sul mio canale ho la ricetta della Sacher originale. Quindi mi raccomando, se volete fare un salto lì. Il cannone. Te l'ha data Beckenbauer? No, me l'ha data Coso, come si chiama? Il famosissimo lì. No, non è vero, guardate. Cannoli, ma è cannoli, però bisogna qua c'è lì. Di far più i cannoli. Cannoli siciliani li abbiamo fatti. Cos'è? Le cose che ha proposto Davide che non conosco, mi hanno incuriosito molto. Il panettone di carne, la torta di carne. Se vai sul mio canale, cerchi Davide Fantinati, entri dentro il canale. Poi vabbè, sei naturalmente ti è iscritto, sicuramente. Vabbè, sì. E cerca panettone di carne e torta di carne. La cassata siciliana. La devo fare con la Giusy, quella lì. Sì, cioè, perché adesso poverina è stata imballata in macchina. La Giusy è quella cuoca che è venuta, abbiamo fatto gli arancini, abbiamo fatto la caponata. Mentre attraversava la strada l'hanno tirata sotto. È a posto, però la devono rioperare a una caviglia perché non sta bene. Quindi appena sta un pochino meglio, lei ha detto che in piedi ci sta. Verrebbe, sapete che lei è... cazzuta, dico così perché insomma viene che vogliamo farla, voleva fare il bucellato, voleva farlo per Natale ma non ci siamo riusciti sempre per questa questione e poi altre cose siciliane perché lei è di Capaci e c'ha le sue ricette siciliane. Qua dicono il Vez perché non c'è nessun video e Foresta Nera c'è la Schwarzenbald e torte o la Diplomatica, così vediamo anche la sfoglia. Ho detto il bacon bomb, ma esce domani. Bacon bomb o la torta di carne, ho fatto, non so cosa ho detto anche. Ci sono diverse preparazioni di carne, ho fatto il brasato al barolo e cioè, adesso mi hanno già contattato, è una cosa molto soft, ve lo dico così intanto è una trasmissione che poi dopo quel giornalista che è venuto a intervistarmi produce buone, cose buone, che gira dappertutto a vedere le preparazioni dei vari territori e mi ha chiesto di fare una specie di esperto della materia, quindi verrà qui una giornata, mi farà una serie di domande su tanti tipi di argomenti, io risponderò dopo lui nelle varie puntate quando arriverà al punto che dirà ma sarà buona la carne di manzo, chiediamolo all'esperto, io salterò fuori da una registrazione e darò il mio parere della cosa, un po' carina dai, io ho detto bisogna che però mi informi su quello che mi chiedi, non è che me le chiedi così perché poi dopo alcune cose le so, però alcune cose magari le posso approfondire, sarebbe carino
saperlo, insomma. Per rispondere lì della sfoglia della diplomatica, non mi ricordo, se penso di non aver fatto il video, anche sul mio canale molti volevano che facessi la sfoglia, adesso vediamo. La sfoglia per la diplomatica? Sì, l'unico problema. Penso che a me piace la Saint-Honoré, mm-hmm. però fatta con la sfoglia, non con il pan di Spagna. Tutti e tre i strati. C'è lo strato del pan di Spagna, della sfoglia, e poi c'è la crema, le due creme inglesi. Sono rimasto... E i bignè. E i bignè, piedi quindi di crema. Ci sono tre, di crema Chantilly. Allora, alla mia comunione, eravamo a Vignola, mi ricordo ancora, che non so quante randellate ho preso, perché sono sparito, erano tutti lì a aspettare al taglio della torta. E questo scusate, non c'entra un cacchio, però in questo ristorante a Vignola si chiamava il laghetto dei ciliegi, e perché al laghetto c'erano i laghetti. Io ero malato di pesca, con tutte le mani, tutte no, con alcune mance che avevo preso per la mia comunione, ero andato a noleggiare una canna da pesca con le esche, mentre gli altri mangiavano io sono andato giù tranquillo, ho seduto là a pescare per i cavoli miei, no, al laghetto. Quando mi hanno trovato, che mi hanno cercato dappertutto, non so quanti calci nel culo ho preso, no? Perché mi aspettavano poi per tagliare la torta, no? Era arrivata questa mega Saint-Honoré, e allora per quelli che ce l'ho in mente, ricordo, è rimasto impresso perché la Saint-Honoré è rimasto impresso. Allora, Nicola Sforza, quali ingredienti usi per il tiramisù? Allora, abbiamo utilizzato... Ma una bella mascarpone. Pavlova. I bomboloni. Bomboloni li avevi fatti con Raffa o no? No, mai fatti bomboloni. Ma bisogna farli evitare, cioè... bisogna fare un video lì, non puoi farla dire. Torta della nonna, che ho fatto in negozio anche la scorsa settimana, ma non ho ancora fatto un video. Io da lì, se a casa non ci arriva. sì, il tiramisù abbiamo fatto... Ananas scandito. Abbiamo fatto tuorli, zucchero e mascarpone. Adesso non mi ricordo, però abbiamo fatto la video ricetta. La pavlona, ma io non la pavlova, in pratica è un dolce, cos'è? Non polacco. La torta della nonna, quei pinoli. Crema pasticcera e pinoli. Però c'è la base, ecco quelli. Sì, pasta frolla. E ci sta, torta della nonna, torta paradiso anche. Se no facciamo la fetta al latte. La fetta al latte. No. Sbrisolona, muffin e martilli, cheesecake fredda, fitterò. Dolce mattone. Ma vai, hanno detto tutte. Vabbè, adesso... Ah no, dice che la pavlova è originaria della Nuova Zelanda. Ah, io pensavo fosse polacca. Ma non è quella meringa gigante? Marcus, non è quella meringa gigante la pavlova? Documentandomi sul web, leggo che la torta Barozzi è di Vignola. Mi incuriosisce. Abbiamo fatto il video della torta Barozzi. L'abbiamo fatto, abbiamo provato. Io nel video sono andato a Vignola, nella pasticceria rinomata che si chiama Gollini, che sono i detentori, come il Gorgonzola, del marchio Torta Barozzi. Quindi non si può chiamare la torta Barozzi perché sennò ti arrestano anche loro. Sono andato a comprare la torta Barozzi, che qua dentro naturalmente non c'è più. No, l'ho mangiata anch'io, Per sentire com'è. Dentro ti danno tutta una scatola, la storia della vacca Vittoria, ed è molto buona, è una torta molto buona se piace un po' il retrogusto del caffè, molto loro il caffè. Sì, molto, che però caffè. Molto cioccolatosa e molto caffettosa. Che però non c'è il caffè dentro. C'è chi dice che ci sono tanti fondi, c'è chi dice di no, non lo so. Io la faccio. Comunque, in negozio non c'è il caffè. La tipo Barozzi, perché sennò... Tipo Barozzi. castagnaccio, quella... Daniele Minetti, non so se io l'ho fatto il castagnaccio in là in video, poi per dire che è così, eppure a piede libero. Cos'è? La torta Barozzi, Barbieri la chiama così, eppure a piede libero. Ah, cioè, beh, la sua, Barbieri, avranno fatto una collab. Noi la collab con... Comunque, nel video faccio vedere che entro dentro a questa pasticceria, poi alla fine è un bar. Sì. Ne ho viste delle... Sembra di entrare negli anni 70, entrando lì dentro. Bello, ma io apprezzo molto con certi ambienti così. Però sì, quando uno si fa dei castelli dentro la testa, poi dopo arrivo là ci rimane un po'. Vabbè, sì, diciamo che sono famosi per la torta Barozzi. Sì, la trovi, Giovanni, la trovi sia sul suo canale che sul mio canale. I video uguale. E basta. Sì, abbiamo provato a riprodurla con un mio adattamento.
sincero, non è il, nel senso, se lui diciamo che così sì. No, infatti. E... no, puoi nominarla la torta Barozzi, però non puoi etichettare, per dire, la torta Tenerina, che è quella che un po' si avvicina come forma, così non puoi scriverci torta Barozzi e neanche torta tipo Barozzi. Non puoi scriverlo nelle etichette, non sì. puoi, capito? Però puoi farne una simile e puoi venderla. Mille foglie dei cavalletti. Comunque dovrà che sì, l'abbiamo fatta nel video la torta Barozzi, poi vabbè, io c'ho un riadattamento ulteriore che però è ok, diverso. Grazie, guarderò il video. La Mont Blanc buona, anche la foresta nera mi piace. Senti, ma no, non mi ricordo più. Anch'io. Devo la vecchiaia. La Mont Blanc, quella con le castagne, sì, anche quella è... un po' appropriata del marchio intellettuale semplice, esatto. Esatto. Ma io, tirami su, l'abbiamo già fatta. Dai, magari... No, ecco, mi è venuto in mente. A fare una torta di frutta? Quella di Spagna, crema e frutta e la gelatina sopra? Ah, se vuoi, sì. Io la frutta ce l'ho. Te la pera? No, dai, pera. Dai, vediamo adesso, magari... Dai, che c'è tua moglie ma che ti aspetta per... Ma no, adesso sta andando a lavorare, Raffaella. Ah, ti sei perso il bacio del, del saluto. Mi tengo il bimbino. Va bene, dai, allora magari facciamo così per riassumere tutto, mica siamo a dieta, bravissimo Severus, scriviamo qua sui video sotto nei commenti e magari la prossima settimana ci mettiamo d'accordo, perché tanto a metà gennaio in teoria non ci dovrebbe essere un profiterol di quelli ignoranti, pieni di cioccolata proprio, ci starebbe, profiterol è facile però. I waffle. Beh, comunque è facile, è stato per far quattro. Va bene, dai, qualcosa lo facciamo, comunque da quello che ho visto la gente vorrebbe qualcosa di... strano, cioè di non visto, quindi Helvezia, Waffle ce l'ho alla piastra, Mont Blanc ce l'ho alla piastra, certo, mi piace Mont Blanc e Sacher, sembrerebbe le tre che comunque non abbiamo mai fatto, cioè io la Sacher l'ho fatta, Helvezia e Mont Blanc. Allora il canale Giovanni, il mio canale si chiama Pasticciando si impara, c'è anche il grembiulino. E, no, grazie a te, anzi, poi se vuoi vedere i video, alcuni sono un po' così, altri sono un po' così. Ah, giusto, un'altra cosa, visto che siete online, vi voglio chiedere una cosa. Voi sapete che è facile che a me mi mandino delle prove, delle cose da provare, no? Io non voglio passare per il marchettaro o... loro non è che vogliono una recensione, ma dicono provalo e dici cosa ne pensi. Scusate, e sto iniziando ad ammucchiare una certa quantità di roba, no? Allora ho visto che in diversi canali anche molto più grandi fanno una sorta di giveaway. Ah. Dico bene? L'ho fatto anch'io, eh. Ok. Perché alla fine chi ti manda la roba non ti paga, non ti dà niente, no? Però ti lascia l'oggetto, ok? Quindi friggitrice ad aria, il fornetto ad aria, no? Quindi magari io lo uso una volta sola per fare la prova della videoricetta, lo pulisco e poi lo metto via magari, no? Perché qua in cucina è difficile che usi quelle cose, se proprio non viene mia madre che si innamora di una cosa se la porta a casa, però poi dopo io rimetto il cartone e inizio ad avere una certa quantità di roba. Allora mi era venuto in mente di fare questa cosa, una specie di, magari una volta ogni tot, di mettere qualche cosa in una sorta di lotteria con un programma mettendo dentro i nomi di chi si vuole iscrivere a questa lotteria, e una volta al mese faccio questa estrazione, chi vince la tal cosa, non lo so. Cosa ne pensate? Punto di domanda. Sì. La mimosa è strabuona. Bene. Ah, no, è vero, Raffaella è a casa, ci pomeriggio, ha lavorato stamattina. Aia! vero. Va bene, io ho detto quello che dovevo dire, eventualmente se volete rispondermi rispondete poi sotto nel video. Sì, e se sta. Pensate che sia una cavolata o una... Io una cosa. Tu partecipi. Ah, va bene. Beh, io ho fatto il giveaway prima di Natale dove abbiamo regalato un panettone, che non so, probabilmente non c'è, ma è andato a Mauro Gautier. Ti scrivi un canale apposito? Ma io non sono capace di fare le recensioni.
Non, io la provo e ti dico quello che ne pensi. Io non sono capace, non leggo le istruzioni, perché sennò devi guardare i kilowatt, quanto consuma, quanto è capiente, quanto è grande, tutte queste cose qua. No, non c'ho mica tempo. Io la prendo, la metto, l'accendo e provo, no? Faccio una cottura o due, le provo e poi dopo le faccio su, sì. Mentre faccio il video. Magari dice una playlist sempre Ema, fai una playlist come io ho fatto la playlist dei dolci tradizionali, una playlist con i dolci della... Allora, io all'ultimo giveaway che ho partecipato, la cosa era questa, che era il canale, io seguo il canale di Spike, lui gioca alle video slot, però mi diverto un sacco, non è che sia interessato tantissimo, però mi piace un sacco le sue live perché mi fa divertire, con Moreno di fianco, si chiama Spike, anzi andate a seguirlo perché deve arrivare a 75.000 iscritti per pubblicare un video al giorno, comunque vabbè. E per vincere questo cappellino, no, c'era da fare una serie di cose, no? Voleva che sul suo canale Facebook mettesse un commento sotto alla pubblicità del giveaway, no? Quindi vuol dire commentare e taggare, si dice, taggare sì. Due amici, tre amici, così. E poi dovevi seguirlo sia sul canale Viola che su YouTube, lo seguì, e su Facebook c'era questo piccolo coso da compilare, no? Sì, con il nome e il numero di telefono, perché se vincevi poi ti telefonava, ma lui aveva messo, vabbè, c'erano i cappellini per Natale, aveva messo un iPhone 13, va bene. Poi dopo ha messo tutti i nomi dentro questo programma e durante la live che ha fatto faceva partire, lui iniziava a girare. Sì, sì. E sorteggiava i vari nomi. No, ma ci sono un Excel, quindi l'hai vinto? Un cappellino ho vinto. Beh, buono. Io ho vinto un box Pokémon da 100 euro, però va bene. Un box Pokémon da 100 euro. Ah, Pokémon. Beh, sì, sì. I giveaway si fanno sempre perché si vince un sacco di roba. Vabbè, niente, ok, io l'ho comunque, detto. Scusa un attimo, per rispondere alla storia della meteorologia, Alfredo. Se vuoi rimanere, io. No, devo andare a casa anch'io, sono stanco. Poi ho fame. La cioccolata in tazza, non ti so dire, purtroppo. Io, se vuoi. Mi cogli impreparato perché, sinceramente, io faccio ciobar e basta. Io ho vinto un buono 200 euro per tatuarmi. Ma ci sta un tatuaggio con 200 euro, Marcus? Questa qua è la domanda. Un buono sconto, no? No? Dipende. Adesso ti manderò, se riesco a trovarla ancora, Marcus, ti serve, mastro? Un video di una ragazza che si faceva tatuare, che l'ho mandato anche al pelato, e vedrai dove si faceva tatuare. Bello questo video, che te lo mando sul cellulare. Nel braccio. Ti serve Mastrota e la Hemiflex, esatto. No, beh, vabbè, ma io non voglio, cioè mi fa piacere che mi mandino le cose a provare perché sono curioso e mi piace provarle, però non voglio passare, io faccio il video mentre, però faccio delle prove di cottura, non voglio passare per il marchettaro, però delle volte mi viene complicato proporle per stare a tema con il canale. Adesso per esempio una ragazza mi ha scritto, una ragazza che è una manager di una ditta che ormai si è attaccata, mi manda i messaggi sul cellulare, mi manda le cose, mi voleva mandare una macchina del ghiaccio piccolina da casa, sì. E io ho detto, ma cazzo, cavolo ci faccio con una macchina del ghiaccio, cioè adesso siamo in inverno e tiro fuori quello per fare i cocktail, dico no, non fare i cocktail, vabbè, comunque non me la sono fatta mandare, non ho voluto, gli ho detto di no, gli ho detto mandami qualcosa che posso utilizzare, mi manderà una piastra a induzione, visto che io le utilizzo, mandami la piastra a induzione, la provo, se mi piace, mentre che la provo faccio due parole sulla piastra a induzione. E così, insomma, io mi volevo spiegare di queste cose che mi arrivano e io provo a fare. E mi piace perché poi dopo, alla fine, poi dopo avete visto, io non è che le rivenda o meno, le cerco di rimetterle nel mercato, ok? Dai, facciamo così. Cioccolato in tazza, 100 ml di latte, 30 grammi di cacao e 10 grammi di amido. Sì, sta rispondendo a Teo, sì. Ok. E poi sempre Teo aveva suggerito la torta al citrone o il Paris Brest che l'ho fatto. Tropezien. Non conosco. Non conosco nessuno, infatti. Dice, fai una lotteria Davide con il... No, allora, quello che tu vendi non puoi regalare.
Questa qui è la prima cosa che mi hanno insegnato quando ho iniziato a lavorare, no? Se tu vendi il prosciutto non puoi fare una lotteria dove metti il prosciutto che vendi. Quello lì lo vendi e basta, lotteria metti qualcosa di... Questa qua è stata la prima cosa che mi hanno insegnato. Ciao Chiara, grande Chiara, adesso ho riconosciuto. Siamo andati bene con quello che ti ho mandato, con il prosciutto, Gabriele Baraldi, crema catalana. L'abbiamo fatto oggi? Forse leggo ritroso, no, sto leggendo a Katsum. Sì, sì, no, perfetto. E basta. Luigi, buon anno, grazie. Dicevo a Chiara... Ai. Ah, l'altro presente è scritto lei. Non la fa nessuno. Peccato che in Italia non la fa nessuno. Non la conosco, cercherò. Se no tu, se hai voglia e la sai fare, vieni qui ospite da me in cucina e vieni a fare la torta tropezienne. C'era un angolo che vorrei cominciare, commerciante e regalo. Io sono commerciante e regalo. Che regali, che io parlo di prodotti da mangiare o meno, ok? Se poi tu, come quando in spiaggia veniva il... Cocobello. Il Cocobello, diciamo così, però aveva gli orologi e regalava sempre un braccialettino di quelli ai bimbi. No, allora si farà, aveva la scusa di fermarsi e fare qualcosa e regalava. Fate scegliere a Giorgino quale torta fare. Con lui facciamo il sanguinaccio. La torta al sangue. Caio de Brasil. Calau, no, Caio da Brasil. Da Brasil e Jesser. C'era un ciao, ciao Jesser. Vicino al Brasile c'è il Cile di Alexis Sanchez che ha fatto vincere l'Inter 2-1. Va bene. Io vendo libri da 100 euro. Ma sta. Anche da 1000. Ci sta. Anche da me passava sempre un tipo arte stampa, si chiama qui a Modena, sì. Ci lavorava e vendeva tutte le cose tradizionali di Modena, libri che costavano cifre così, molto belli. Mi sa che io comprai la Bibbia fatta in una certa maniera, e ce l'ho ancora incartonata a casa, che mi è costata tanto, fatta così. Vabbè, era solo per... Va bene, signori, noi andiamo a fare gli altri nostri lavori. Vi saluto, grazie della visione, grazie dei consigli. Lasciate qualcosa scritto sotto. A Modena degli antiquari sono conosciuto. Ah, ok. No, io frequento solo quelli che vanno a vuotare i garage e poi vanno, dicono che vanno ai mercati dell'antiquariato, no? Perché trovano il mobiletto, trovano la var cosa, allora conosco quelli. Però i veri antiquari non ho qualcheduno di presenza. Va bene, signori, grazie di tutto, buona giornata. Lasciateci qualche commento sotto al video, iscrivetevi al suo canale e ci vediamo alla prossima video ricetta, ok? Buon pomeriggio a tutti. Ciao. Buona serata. Non funziona. Cosa? Non si stacca più? No, niente. No, dai, c'è. Non andiamo per caso. Ti abbiamo sognato di un mantello, di mettercelo in spalla, io come sarebbe bello volare fino al cielo e guardare tutto da là in alto. Ma poi diventi grande, i sogni riguardano altro. E adesso guardi il mondo attraverso una finestra, chiedendoti se è vero che la vita è proprio questa, che tutto quanto sembra solamente un brutto sogno, che di supereroi ne abbiamo tutti un po' bisogno. Noi